inizi non sono stati per niente semplici, anche perché porto un cognome che nel mondo della scherma ha dato tante soddisfazioni all'Italia. E quindi le mie prime gare, soprattutto quelle all'estero, erano molto cariche di responsabilità. Per fortuna con l'Olimpiade di Atene del 2004 ho vinto il titolo più importante, quello più aspettato, quello che da 84 anni aspettavano tutta l'Italia e tutti i livornesi, perché lo vinse nel 1920 un tale Nedo Nadi. Ho tirato con schermidori italiani e stranieri residenti in questo paese e spero di incrociare in ferro con i valorosi campioni americani ai quali io mando il mio valido e affettuoso saluto. Il 14 agosto 2004 fu una giornata, vabbè, splendida per me, la giornata perfetta. Partì tutta la mattina con l'incontro con il nostro Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che venne a vedere tutta la gara della sciabola maschile. Questo mi fece un immenso piacere e un immenso orgoglio. E il primo incontro fu il più difficile, forse. Era un greco, quindi in casa sua, alla mia prima Olimpiade, alla mia prima esperienza, fu davvero dura batterlo. Semifinale della sciabola maschile individuale tra Aldo Montano in vantaggio 11-5 sul bielorusso Lapkes, netto vantaggio del carabiniere livornese. Sua prima società il Fides Livorno, dove è stato allenato da Mario Curletto. Ancora segno, ancora una stoccata tirata con perfetta scelta, eccola qua, vedete la sciabolata che arriva sull'avanzata del suo avversario che parte, Lapkes incalza, ma eccola qui la sciabolata di Aldo. Semifinale importante che ti decide se entri nella finale per l'argento o l'oro oppure andare a disputare il bronzo o il niente, e lì è stata dura. La torsida livornese si fa sentire, 14-6, una botta per Aldo Montano, eccola qui. 15-6 in finale, grande comunque. Aldo, fino ad arrivare alla finale, una finale estenuante, arrivata a 15-14 dopo una gara lunghissima, dalla mattina alle 7 si finì, ricordo, alle 8 di sera, quindi 12 ore di gara. E arrivai in finale con un ungherese che non avevo mai battuto prima, Nemcik. Montano, si incrocia dalle lame, linea, sì, va, parità, tutto all'ultima stoccata. Quando le giornate, come si dice, sono graziate, sono benedette, e fu proprio quella, che su 14 pari mi inventai una stoccata che fu paragonata un po' a un colpo di tacco per un calciatore in una finale di un mondiale di calcio. Una stoccata molto difficile, molto complicata, venuta fuori senza nemmeno pensarla troppo. Aldo Montano! Aldo Montano, campione olimpico! Decima medaglia della famiglia Montano, medaglia d'oro per Aldo Montano, la prima medaglia dalla scherma, annichilito, vedete, Nemcik. E lì, vabbè, tutta l'esplosione di gioia, tutta la gioia di non solo mia, ma anche di tutte le persone che fortunatamente ad Atene, che è molto vicina all'Italia, potevano venire a vedermi, quindi avevo amici, parenti, c'era mezza Livorno in pedana quel giorno, tutta riversata per festeggiare questa medaglia importante. Giorni dopo c'è stata anche una gara a squadra importante. Magari la gente pensava che andassi un po' scarico perché neo campione olimpico, pensavano in vari festeggiamenti durati chissà quante ore. Invece fece una grandissima gara e venire fuori da un'Olimpiadi con un oro e un argento erano anni che non si vedevano. Thank you.
sono tante differenze fra i vari schermitori della mia famiglia. Il mio babbo era molto, molto grintoso, molto aggressivo, attaccava molto spesso e quindi aveva un tipo di scherma che metteva paura all'avversario. Io invece sono completamente diverso. A me piace difendermi per poi attaccare, quindi faccio tutto un parco di azioni, tutto un ventaglio di azioni molto difensiviste. Mentre invece mio nonno era molto simile a me, dai racconti che mi fanno, dai racconti che mi dicono, avevamo lo stesso tipo di comandare un assalto, un match. Livorno è una città particolare. Schermisticamente è una delle città più importanti perché abbiamo qui il circolo più medagliato del mondo, quindi non è un caso e non è credo anche un caso che proprio la scherma sia molto importante nella nostra città. Abbiamo questo spirito marinaro, questo spirito che comunque è impulsivo, è verace, ma anche a volte scafato e credo che queste siano poi le caratteristiche proprio della sciabola. Il 2007 per me è stata una delle stagioni migliori, un po' quella della rinascita, perché ho avuto tantissimi infortuni durante il 2006 che mi hanno visto per lungo tempo lontano dalle pedane. E quindi è stata una delle stagioni migliori con la conquista di molte prove di Coppa del Mondo e poi soprattutto con il secondo posto del Mondiale a San Pietroburgo. E sono arrivato, come si dice, nella tana del leone, che era Pozniakov, il grande campione russo, lo chiamano lo zar della scherma, quindi per farti immaginare quanto forte sia. Mi sono presentato in questa finale carico, però con un pubblico tanto e tutto contro, perché a San Pietroburgo lui giocava in casa, e anche con un arbitraggio un po', non dico a favore, però sai, il grande campione era lui, il pubblico di casa era la Russia. L'italiano piccolino ha cercato di farsi spazio per 11 punti, ma poi ho dovuto cedere 15-11 il punteggio finale. Quello era un argento che per me era molto importante, era un argento che mi rimetteva in pista per tutta la stagione di Coppa del Mondo del 2008, che è stata comunque dura, e poi per la qualificazione alle Olimpiadi di Pechino. Olimpiadi completamente diversa rispetto a quella del 2004, un po' perché avevo 4 anni di più, un po' perché sentivo la responsabilità anche di più rispetto ad Atene, ero il campione olimpico uscente. Comunque mi sono presentato bene, ho passato il primo turno e poi purtroppo ho dovuto cedere al campione europeo spagnolo Pina 15-14. È un po' il ricordo delle Olimpiadi di Atene, che vinsi 15-14 e qua un po' la sorte mi ha richiesto indietro il resto. Un brutto individuale mi presenta la gara a squadre. Abbiamo ceduto alla Francia l'accesso alla finale per pochissimo. Siamo andati a disputare un terzo e quarto posto che ti assicuro che è molto, forse peggio di disputare un primo e secondo, perché un primo e secondo sei sicuro che qualcosa porti a casa. Un terzo e quarto o porti il bronzo o torni a casa a mani vuote, totale. E la ciliegina sulla torta era quella di incontrare proprio la Russia per il terzo e quarto posto. Una gara difficilissima, risolta alla fine, io facevo l'ultimo giro e sono entrato 40-38, 40-37 per loro. La gara è una staffetta che finisce a 45, quindi io devo mettere 8 punti contro i 5 suoi. È stato bellissimo perché poi alla fine dal 44 al 41, quando ormai nessuno sperava più in questo bronzo, ho infilato 3 stoccate consecutive al mio avversario, che lui è rimasto di stucco perché pensava già di aver preso il bronzo e di aver regalato alla Russia il bronzo. E lo stupore da parte di tutti noi, e poi infatti si sono visti urla e felicità e gioia e contentezza. Poi tornare a casa comunque con un bronzo. Un bronzo poi tra l'altro che alle Olimpiadi non aveva preso nessuno, perché io avevo preso oro e argento, i miei nonno e mio babbo sempre anche loro o argento
o oro. Il bronzo mancava e quindi abbiamo proprio ora finito tutta la collezione.